Questo è un altro aspetto. La società senza padri, e si potrebbe ragionare su questo, nella scuola noi abbiamo affrontato ora il tema, la società senza maestri, ma la società senza padri è la società senza legge dell'odierna civiltà del tutto e subito, no? La civiltà greca aveva ben chiaro il concetto di limite, a tal punto che si potrebbe ragionevolmente individuare nell'idea di limite la funzione di senso dell'orizzonte ellenico. La tragedia scaturisce sempre dal superamento del limite, anche la commedia in verità, no? Perché le commedie di Aristofane facevano ridere, perché i personaggi superavano il limite, producevano scene di eccesso da cui non scaturiva il tragico, ma il comico, no? Il comico nelle sue forme più radicali, no? L'arte greca piace perché è la messa in forma del limite. Il bello nell'immaginario greco è ciò che è limitato, è ciò che ha una forma. Il brutto invece è ciò che non ha forma, è l'informe. Ecco, in ogni ambito questo della cultura greca, la nostra civiltà invece sembra riconoscere l'illimite come proprio fondamento, no? L'illimitatezza, la crescita infinita, il grande teorema dell'economia contemporanea, la crescita, l'idea del tutto senza limiti, che diventa anche la raison d'être delle pubblicità contemporanee, no? Che vi propongono tutto senza limiti, quello che per i greci sarebbe stato un elemento tragico, che invece per l'uomo contemporaneo è in qualche modo positivo. Ecco, Hegel nelle sue lezioni sull'estetica, in un passaggio illuminante, dice che i greci concepirono l'andare sempre oltre come un supplizio. No, non è un caso che tutte le pene che i greci immaginavano inflitte dai divini ai mortali erano concepite proprio come assenza di limite, come apeiron, lo chiama la lingua greca, l'assenza del peras, il limite, no? Pensate a Sisifo che illimitatamente deve ricondurre il macigno in cima alla montagna, pensate a Prometeo, incatenato al Caucaso, il cui fegato viene illimitatamente divorato. Ma pensate, ecco, questo è emblematico, pensate a Tantalo che illimitatamente cerca di sfamarsi e di dissetarsi, supplizi dell'infinito. L'uomo contemporaneo rappresenta al meglio Tantalo. La civiltà dei consumi ci rende tutti Tantali postmoderni che cercano illimitatamente è la macchina dei desideri quella della civiltà dei consumi, no? Notava Sigmund Bauman, la civiltà dei consumi promette di dare soddisfazione ai vostri desideri e segretamente coltiva l'obiettivo opposto, che i vostri desideri non siano mai soddisfatti, che altrimenti si incepperebbe il meccanismo di produzione, consumo, circolazione. E noi siamo tutti come Tantalo oggi, no? Bere la Coca-Cola, ad esempio, no? Che per definizione non estingue la nostra sete, ma la fa crescere, no? Il filosofo Slavoj Žižek ha svolto interessanti considerazioni sulla Coca Zero, la Coca-Cola Zero. Che cosa beviamo esattamente? Beviamo un marchio, beviamo, perché non c'è lo zucchero, non c'è niente. Beviamo il marchio, beviamo il desiderio sostanzialmente, no? Il desiderio che è questa pulsione dell'illimitatezza che per i greci era una condanna, era la tragedia, era il supplizio. Per noi invece diventa, per noi edipici post-sessantotteschi, post-moderni, diventa la nostra condizione quotidiana. Ecco, quindi forse già da questo punto di vista la tragedia di Edipo ha molto da dire.